Allora, esattamente 3 estati fa, nell'estate del 2021, ho effettuato il mio primo grande viaggio in bicicletta, andando da Pistoia a Barcellona. Per chi se lo fosse perso, cliccate qui sopra, c'è il video che racconta tutto il viaggio. Ovviamente per essere effettuato quel viaggio ho avuto bisogno di preparazione e tutte le tappe, tutti i giri che ho effettuato per prepararmi a quel viaggio sono stati registrati e messi in una playlist sul canale chiamata Vado a farmi un giro. E io sono qui in questo momento davanti a voi con la mia nuova bicicletta per dirvi che sta per iniziare una nuova serie sul canale chiamata Vado a farmi un giro 2, dove vi racconterò tutti i giri che farò in bicicletta da qui al prossimo luglio, con i quali mi preparerò al prossimo grande viaggio in bicicletta. Viaggio che avrà come meta e destinazione Amsterdam. Avete capito bene, Amsterdam. Questa è la locandina del viaggio e queste sono le 16 tappe che effettueremo per arrivare ad Amsterdam. In questo viaggio non sarò da solo, sarò di nuovo in compagnia di Luca Baldi, lo stesso compagno che ho avuto nel viaggio a Barcellona, e ovviamente insieme a tutti voi, perché vi porterò con me in diretta nel viaggio su Instagram, quindi vi invito a seguirmi su Instagram e successivamente con dei video qui sul canale. Quindi io vi lascio la sigla e buona visione. Io ho settato la bicicletta con la telecamera attaccata, sarà molto di prova questo giro in bicicletta per vedere se mi sentite, se devo parlare più forte, dove posizionarla, quanto è comoda da tenere qui sul manubrio, eccetera eccetera. Comunque siamo partiti da Agliana e stiamo andando in direzione Firenze. Si parte! Quarto, 25 km fatti, ottimo, gambe a postissimo, anche se ero giocato 90 minuti a calcio, stanno una meraviglia. Che comodità poterla attaccare e staccare in questo modo la telecamera. C'è l'Arno là, qui accanto c'è l'Arno, siamo quasi arrivati, ora c'è una buca gigante. Devo per forza appoggiare le mani se non voglio cascare. Ecco l'Arno. Firenze, arriviamo. Siamo arrivati alle cascine di Firenze. Pausina banana. Beviamo un po'. Poi non so se andiamo verso il centro oppure torniamo verso casa. 31 km e 77 fatti in 1 ora e 46. Ci sta, ci sta. Ecco l'Arno. Piena di gente, porta a spasso i cani. Proprio una bella giornata. Cioè, in realtà è molto nuvolosa, molto grigia. Però per andare in bicicletta è perfetto. Meglio così di quando picchia il sole. Ah, Firenze, Firenze! Sei sempre bellissima, soprattutto quando arrivo in bicicletta. Ponte Vecchio, Luca. Siamo ripartiti, si torna verso casa, sempre bello venire a Firenze in bicicletta. Ho fatto la foto di rito in Piazza della Signoria, ora stessa strada dell'andata e torniamo all'indietro. Attualmente 43 km fatti, 2 ore e mezzo di pedalata e tutto va bene. Fammi riprendere questo momento perché non capisco cosa c'è. Un gruppo di donne con le cuffie che ascoltavano tutte la stessa canzone. In che condizioni? Cretini si chiamano questi. Cretini o le cuffie, sì, la definizione è cretini o le cuffie. Che gente c'è in giro. Ma un po' per loro si divertono così.
culo, cazzo. Ho una voglia di pasta asciutta. Però ne mangio tre etti. Mezzo chilo. Prima sull'argine del fiume è partita una ruota perché era tutto bagnato. Sono delicatamente appoggiato sul fianco sinistro in terra. Per fortuna nell'erba. Le dico io le informazioni. Dammi le informazioni. E 48 effettive di pedalata. Chilometri effettivi 75,99. Una tappa dovrebbe essere il doppio di quello che si è fatto. No, una tappa non sono 150. Davvero? Siamo sicuri di questo? Qual è la tappa? Una delle prime? Ma ce ne diverse. 120, 130, 140. Buono. Piccolo disclaimer a fine video. Essendo un viaggio molto impegnativo anche dal punto di vista economico, queste sono le 16 tappe che noi percorreremo, i 16 posti in cui dormiremo per arrivare a Amsterdam. Se c'è qualcuno di voi che abita in questi posti o ha conoscenze, amici, familiari, qualsiasi conoscenza va bene, di qualcuno che abita in questi posti e può ospitarci per una notte a luglio, una sola notte, darci un posto letto, sarebbe veramente d'aiuto. Nel tal caso scrivete qui sotto nei commenti o contattatemi su Instagram. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video e noi ci vediamo presto con grandi avventure. Ciao ragazzi!